Questa quinta domenica di Quaresima siamo ormai alle porte della grande settimana santa in cui rivivremo la Pasqua del Signore Gesù, la sua passione, morte, sepoltura e resurrezione. Siamo in questa domenica dove viene narrata la misericordia di Dio, l'incontro tra il Dio che si è fatto carne, che si è fatto uomo, e l'umanità in preda al male, al peccato. Dio che è sommamente giusto si fa misericordia perché la sua creatura è diventata misera, cioè ha perso il bene, ha perso tutti i beni. Perché quando qualcuno di noi cade nel peccato, quando noi cadiamo nel peccato, diventiamo miseri, perché perdendo Dio perdiamo tutto. La nostra persona diventa veramente abbruttita dal male. Allora il sogno di Dio di farci a sua immagine diventa un incubo. Eppure Dio si stanca, non ha paura. Dio viene in nostro soccorso. Lui che è sommamente giusto va in un certo senso contro se stesso e diventa misericordia perché vuole riabilitare la sua creatura. E allora Gesù, nell'episodio di questa quinta domenica di Quaresima, incontra una donna misera, misera perché peccatrice. È un'adultera. Gesù non ha paura del suo peccato, non ha paura di incontrarla. Tutti l'accusano, lui no. Lui non vuole lapidarla, lui vuole riabilitarla, la vuole rendere di nuovo degna della sua persona e anche dell'ambiente sociale in cui e la vive. Gesù ha questa missione, quella di far rialzare questa donna dal suo peccato, perché lì potesse veramente camminare nella libertà. Gesù non la condanna, non condanna questa donna, e in maniera molto sottile allontana gli accusatori di questa donna. Gesù dice a lei che non solo i suoi peccati le sono perdonati, ma addirittura le dice: d'ora in poi non peccare più. Questo è l'aspetto più bello della misericordia. Per cui Dio non solo ci perdona il peccato, non solo ci fa rialzare, ma addirittura vuole che noi raggiungiamo la sua statura, che, come dice Paolo, diventiamo santi, immacolati nell'amore, perché la vita cristiana non è solamente non fare peccati, ma è soprattutto fare il bene, crescere nel bene, eliminare il male dentro di noi e fare in modo che il nostro cuore, la nostra vita, il nostro corpo, la nostra anima diventi il paradiso di Dio, per essere testimonianza nel mondo, per poi fare la volontà di Dio, per essere liberi. Questa è la vera conquista. Per questo Gesù muore sulla croce, per ridonarci il vero amore, per ridonarci la libertà, non solo dal peccato, ma anche da noi stessi, per essere veramente un dono per gli altri, anche perdono per gli altri. E allora veramente ringraziamo il Signore perché nella sua infinita misericordia ci accompagna, ci previene, con la sua grazia ci sostiene, ci fa crescere. Non abbiamo
dobbiamo avere paura della misericordia di Dio, anzi tuffiamoci nell'oceano della misericordia del Signore. Non importa quello che noi siamo in questo momento, il Signore ci vuole bene, lasciamoci accarezzare dalla sua misericordia e veramente faremo Pasqua nella nostra vita.